La differenza è indicata nel codice dell'amministrazione digitale, decreto legislativo 82 del 2005. Il duplicato informatico, dice il CAD, è un documento informatico che ha la stessa sequenza di bit del documento originario. Quindi, sostanzialmente, dal punto di vista informatico, è identico all'originale. La copia informatica è invece quel documento che ha lo stesso contenuto del documento originario, anche se ha una diversa sequenza di bit, anche se quindi dal punto di vista informatico è leggermente diverso. Per intenderci, è il provvedimento, il ricorso o l'atto che abbiamo depositato nel fascicolo informatico e che estraiamo con la famosa coccardina con la quale il Ministero modifica l'atto principale, toglie la firma e aggiunge un elemento grafico che non ha validità, che non ha valore legale, ma consente una migliore visualizzazione del file. Il contenuto non viene modificato, cambia la forma. C'è poi anche la copia per immagine di un documento cartaceo, che è la classica scansione dei nostri documenti. Qui abbiamo un documento informatico che ha lo stesso contenuto e la stessa forma, perché è una scansione, una fotografia, dei documenti originali. Perché all'avvocato serve distinguerli? Perché nel caso in cui utilizzerà il duplicato, ad esempio per una notifica via PEC, non avrà necessità di attestare la conformità perché è, abbiamo detto, identico dal punto di vista informatico all'originale. Nel caso invece di copie informatiche o per immagine, come quelle estratte con la coccardina o altre che prevedono la scansione di documenti cartacei, quando li andremo a utilizzare, per esempio in notifica via PEC, dovremo attestare la conformità all'originale.